Amiche e amici di Sport Plus, benvenuti all'appuntamento con la pallacanestro femminile. Scontro al vertice in A2 tra la Kronos Moncalieri e la Parking Craft Crema. Le due formazioni sono nelle prime due posizioni della classifica, sicure di disputare i playoff, dove con Udine saranno tra le formazioni più accreditate per il salto in Serie 1. Vediamo come andrà a finire. Alice Nori, ancora una volta abbiamo visto il meglio del basket di A2 qui sul parquet. Partita difficile, ma direi che Moncalieri ha vinto meritatamente. Partita difficile, abbiamo mantenuto la differenza canestri e noi continuiamo il nostro percorso. Diciamo che era difficile, l'avversario non va sottovalutato e quindi adesso andiamo avanti con i nostri playoff. Fino a metà gara siete state molto lucide, nel terzo quarto c'è stato poi vi siete un attimino bloccate, via. Ci sono momenti di alti e bassi, abbiamo dimostrato di essere all'altezza anche di queste partite. Claire Giacomelli, nell'ultimo quarto hai fatto la differenza, questo 66-58 è comunque un ottimo risultato per la Kronos Moncalieri. Beh, diciamo che è stato veramente un gioco di squadra, ci siamo compattate quando abbiamo subito un paio di canestri che potevano tagliarci le gambe, abbiamo delle difese che secondo me sono in questo momento veramente unite, giochiamo unite. E in questo momento vorrei proprio dire che siamo secondo me una vera squadra e sono contenta di essere il capitano. Lidia Caccisci, intanto complimenti per i 1000 punti superati nei campionati nazionali. Grazie mille, è stato emozionante perché non ho mai contato i punti in vita mia, quindi quando ho visto questa roba mi sono detto oh di già, quindi sono felice. Senti, felice anche per questa vittoria contro Crema? Sì, è stata una partita difficile, anche perché l'abbiamo preparata da tanto tempo e quindi abbiamo dato tutto quello che avevamo al 100% e quindi ci meritavamo questa vittoria. Dalila Domizzi, prima di complimenti per la vittoria, complimenti per i 1000 punti raggiunti nei campionati nazionali. Grazie mille, in realtà è una questione di età, credo, più che di altro. Grazie comunque. Senti, questo campionato si è sempre detto che si sarebbe giocato testa a testa tra voi e Crema, visto che Udine ha mollato nell'ultimo periodo. Sì, in realtà noi le conosciamo molto bene, ci stiamo giocando contro da un po' di anni, era importante fare bene, più che altro dimostrare di poter competere con loro. E questa è stata una dimostrazione, abbiamo avuto anche un nuovo innesto che secondo me avrà tutto il tempo di inserirsi al meglio e direi che questo è un buon inizio, via. Samira Berra, ancora una volta protagonista della vittoria della Kronos Moncalieri e contro Crema dà ancora più soddisfazione. Sì, era una partita importantissima per noi, l'abbiamo preparata bene, eravamo super concentrate, ci tenevamo tantissimo a fare bene soprattutto. Il risultato poi sì è importante, ma noi puntavamo a giocare di squadra, a giocare insieme, a fare la nostra difesa che è quella che secondo me ci ha fatto vincere oggi e siamo super contente di come è andata. Il risultato ci fa ancora più felici, ma lo eravamo già dopo quello che abbiamo fatto in campo. Caterina Treub, what do you think about your first match in Moncalieri? I'm like overwhelmed with the team. Of course, I got a feeling that we are like. Sono molto soddisfatta dell'arrivo in questa squadra, ho trovato come una famiglia, è stato un incontro molto intenso, ma sono contenta di aver avuto modo di poter giocare, di essere arrivata qui. And we deserve to win, like we were really giving us our best to win. So I'm really satisfied. Pillo Terzolo, è mancata soltanto la differenza canestri contro Crema, ma i due team hanno dimostrato di essere i più forti di questo girone di A2. Allora, la differenza canestri è in parte colpa mia perché mi sono fatto espellere all'andata e forse questo ha determinato lo scarto. Però sinceramente non mi sento neanche così in colpa perché quello che volevo vedere da questa partita non riguarda la classifica. Non sono due punti in più guadagnati o la differenza canestri a contare secondo me in questo punto dell'anno. Ai playoff ci siamo e quindi quello che conta è poter competere alla pari con una squadra fatta per salire in A1. Purtroppo mancherà Cordola, che è stata una delle migliori giocatrici della prima fase del campionato, però abbiamo visto che la sostituta comunque ha già lasciato un buon segno nella partita.
In realtà mancherà una parte di Cordola perché a pallacanestro si gioca con le mani ma anche con la testa, e il fatto che Ilenia sia con noi anche se si è fatta male ci darà una grandissima mano. Di conseguenza Catarina, la nuova ragazza arrivata, non è una sostituta, è semplicemente un'aggiunta per poter competere appunto come stasera a questi livelli. E finisce con la vittoria 66-58 per la Kronos Moncalieri contro Crema, questo avvincente testa a testa nel campionato di Serie 2 femminile. Le due squadre oramai sono ai playoff e, visto quello che sta accadendo, visto anche come si stanno comportando le altre formazioni, quasi sicuramente tra queste due formazioni verrà fuori la vincitrice del girone e quindi chi salirà in Serie 1. Siamo felici ancora una volta di essere stati qui presenti a mostrarvi una partita importantissima per lo sport torinese. L'appuntamento come sempre per la prossima settimana, 11:50-17:50, lunedì e martedì su Prima Antenna e in replica tutte le sere su Quarta Rete Blu. Potete trovare i servizi anche sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram. Da Filippo De Lucia e tutta la redazione di Sport Plus, buon proseguimento di visione sui canali di Prima Antenna.